Tomasini con un colpo di testa nel primo tempo regala 3 punti pesanti ad un cinico Fano che espugna l'Aragona. La Vastese, troppo rinunciataria, non incide ed esce sconfitta dal terreno di gioco. Passiamo alla cronaca. Nei biancorossi mister Ferrazzoli schiera un 3-5-2. Partono dal primo Calì e Altobelli, a differenza di quanto accaduto a Termoli. Negli ospiti Mosconi si affida a un rimaneggiato modulo, sempre un 3-5-2. Fuori tutto l'attacco titolare, visto le assenze di Padovani, ex di giornata, Broso e Drolet. Assente anche il centrocampista Capezzani. Ad avvio gara subito pericolosa la Vastese, con una conclusione di Di Nardo al minuto 2 che va alta sopra la traversa al 18°. Passa in vantaggio il Fano alla prima occasione. Corner per i Granata, Tommasini svetta e indirizza sul primo palo. Nulla da fare per Del Giudice, 1-0 per gli ospiti. Questo il gol al replay, messa male la difesa aragonese. Al 42esimo ci riprovano i locali con una punizione di Maiorano, tiro telefonato e tutto facile per Bizzini che blocca in sicurezza. Finisce qui il primo tempo. Nella ripresa Ferrazzoli prova a mischiare le carte, fuori Calì, Altobelli, dentro Ricciardo e Greselin. Al terzo minuto espulso Busetto con un rosso diretto dal direttore di gara Maragone di Udine. Vastese in 10, piove sul bagnato per i biancorossi. Al 12esimo torna la parità numerica, espulso Nappo per fallo su Di Nardo, anche lui rosso diretto. Al 20esimo si rivede il Fano con il neoentrato Malci che centra il palo dopo aver scavalcato Del Giudice. Al 27esimo punizione di Severini dalla distanza che quasi sorprende l'estremo biancorosso che si salva con un colpo di reni. Finalmente arriva una conclusione della Vastese al minuto 41, colpo di testa di Ricciardo, tutto facile per Bizzini che blocca. Al 44esimo ultimo tentativo dei padroni di casa con Greselin che scivola al momento del tiro, tutto facile per Bizzini che fa sua la sfera. E questa l'ultima azione della gara che termina 1-0 per i marchigiani che con questa vittoria salgono a quota 14 in testa al campionato in coabitazione con Pineto e Avezzano. La Vastese mastica amaro e resta ferma a quota 7. A fine gara biancorossi in silenzio stampa. Squadra cinica la sua, pochi tiri in porta, avete fatto un gol e preso un palo. Sì, abbiamo capitalizzato la prima occasione, però non mi sembra che la Vastese abbia avuto chissà che tante occasioni. Abbiamo fatto una partita secondo me intelligente, faccio un applauso alla mia linea di difesa, sono stati in gamba, sono stati bravi, applicati, è una soddisfazione secondo me, ci meritiamo dall'inizio, ma perché io predico sempre che non esistono titolari, no? Oggi ci mancavano magari 4 persone, tutto il reparto offensivo, abbiamo giocato con 2004 e 2003, però conta tantissimo l'atteggiamento, conta la voglia, la fame. E quello deve essere forza nostra. Adesso non abbiamo fatto nulla, classifica la guardiamo perché è dura, poi domenica ci mancherà anche Napoli, però testa alta, si pedala perché abbiamo una società importante alle spalle, un direttore importante, stiamo facendo un lavoro certosino, non improvvisiamo nulla e quello secondo me è importante. Penso che Fanno a me mi hanno chiesto soltanto, no, di riportare un calcio pulito con gente seria, un gruppo di giovani. Io ci ho messo la faccia, ma questa non mi deve rovinare nessuno, perché passo sopra a tutti, perché noi siamo un gruppo di giovani che lavoriamo testa bassa, atteggiamento giusto. E bisogna fare un plauso al nostro presidente, insieme al vicepresidente, che portare avanti la società interregionale è tosta. Vi aspettavate di stare lassù in coabitazione con Avezzano e Pineto? Ma noi non ci aspettiamo nulla, noi pensiamo a lavorare partite, sappiamo che in campo non vanno i soldi, vanno altri lavori, va speso sacrificio, sudore, abnegazione, voglia di fare bene, quello. Poi vedremo, l'importante è che a me i ragazzi, a me i tifosi di Fano mi hanno chiesto soltanto una cosa, di onorare la maglia e uscire dal campo a testa alta. Penso che noi vogliamo quello, poi possiamo anche riperdere, però io la domenica sera voglio dormire tranquillo perché i ragazzi devono aver dato tutto, poi è il campo che giudicherà l'atteggiamento nostro.